Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente ho tra le mie mani il nuovo DJI Mini 2, che come sapete ha perso il nome Mavic, adesso è solo Mini 2. Questo nuovo drone di casa DJI, questo mini drone di casa DJI, che è un'evoluzione di quello che era il Mavic Mini. Una scelta di marketing stranissima da parte di DJI, che dopo un anno ha già aggiornato il suo drone e attualmente non capisco il motivo, visto che tanto non c'era concorrenza, quindi non capisco il motivo di tutta questa fretta di volerlo aggiornare, anche se ragazzi il prodotto che ha lanciato adesso è qualcosa di strabiliante per quello che è andato ad inserire all'interno appunto di questo drone di piccole dimensioni e peso, però ovviamente chi l'ha acquistato magari 3 o 4 mesi fa si trova già ad avere un prodotto vecchio, inaspettatamente, perché comunque era passato solo un anno dalla sua uscita. Quindi una scelta di marketing davvero strana. L'avrei capita molto di più se altri produttori di droni si fossero avvicinati al Mavic Mini dal punto di vista delle caratteristiche e della qualità, allora avrei capito molto di più la scelta di DJI. Sicuramente ottimo dal punto di vista di quello che ci ha dato adesso, però sicuramente una presa per i fondelli per quanto riguarda i clienti che l'hanno acquistato, soprattutto magari da 3 o 4 mesi. Quindi ragazzi, chiusa questa parentesi, andiamo a guardare da vicino com'è questo Mavic Mini 2, ma soprattutto subito andremo a fare un confronto di una caratteristica che DJI nella sua presentazione, nel suo video di lancio, ha evidenziato, cioè il miglioramento nella resistenza al vento rispetto alla versione 1, cioè che il Mavic Mini 1, che già aveva una resistenza al vento secondo me spettacolare per le sue dimensioni e peso, in questa nuova versione 2 DJI ha sottolineato appunto nel video di presentazione di avere migliorato ulteriormente la resistenza al vento. Infatti adesso abbiamo una resistenza al vento di livello 5. Livello 5 che cosa vuol dire? Che è in grado di resistere a vento fino a 38 km orari, perché il livello 5 va da 29 a 38 km orari, quindi un vento bello forte per un dronino così piccolo. Essendo adesso un drone che è in grado di avere, ovviamente qua in Italia no perché non possiamo andare oltre i 250 metri, ma comunque visto che è un drone che è venduto in tutto il mondo e le leggi non sono uguali dappertutto, quindi nelle nazioni in cui si può andare più lontano e questo drone va a distanze assurde, perché se calcoliamo che in FCC arriva fino a 10 km di distanza, deve anche essere un drone in grado di resistere a condizioni meteorologiche avverse, anche perché questo drone viene dichiarato che è in grado di andare anche in altezza a 4000 metri, ovviamente ripeto sempre nelle nazioni in cui è permesso farlo, ovviamente la nostra non è una di quelle. Quindi ragazzi, facciamo un veloce unboxing giusto per capire com'è il drone, magari un confronto veloce con il Mini 1, poi usciamo e li mettiamo in overing fermi tutti e due e gli spariamo addosso l'aria con il soffiatore, come ho già fatto in altri video in cui l'avevo provato col Mini 1, con l'Air 2, cioè con il soffiatore che spara circa un'aria intorno ai 39-40 km orari, stando a una distanza circa di 50 cm, quindi un'aria bella forte. Gliela spariamo addosso a entrambi, quindi in overing entrambi, aria a entrambi, e vediamo se veramente ha una resistenza maggiore al vento forte o se in realtà sono solo caratteristiche un po' pompate da parte di DJI. Quindi andiamo a fare l'unboxing. Questa è la versione combo, quindi versione combo, scatola e borsa, perché nella versione combo abbiamo questa volta già inclusa la borsa, mentre nella versione 1 la borsa era parte, anche nella versione combo, qua nella versione combo abbiamo già la borsa inclusa, che è praticamente identica come design a quella del Mavic Air 2, sempre della versione combo, però ovviamente qua abbiamo un drone piccolo ma la borsa è cresciuta, perché se noi andiamo a vedere la piccola borsa della versione 1 e questa è la borsa della versione 2. Quindi vedete che a livello di dimensioni è aumentato tutto, ma tutto perché è aumentato il controller. Quindi come sapete adesso all'interno della confezione abbiamo il controller che è identico a quello del Mavic Air 2, quindi abbiamo un bel controller bello grosso che ovviamente in questa borsettina minuta non ci sarebbe mai potuto stare. Quindi andiamo ad aprire la borsa e allora qua sopra abbiamo eliche che dopo andremo ad analizzare, perché le eliche non sono più le stesse del Mavic Mini, queste sono eliche diverse, dopo le andremo ad analizzare, fare un confronto. Qua abbiamo gli stick
E qua abbiamo il cacciavite per andare a sostituire le eliche, perché come sapete il Mini non ha lo sgancio rapido delle eliche, tutto ovviamente per contenere il peso. Poi qua abbiamo una scatola con, vediamo cosa c'è nella scatola, l'ho già rotta, bravo Andrea, perché c'è un sigillo, ok, metto qua il sigillo, quindi vabbè, istruzioni, quick start e la guida di avvio rapido. Qua abbiamo un'altra confezione dove abbiamo il caricatore multiplo per caricare tutte le batterie di questo drone contemporaneamente, come poi era anche per la versione del Mavic Mini 1, quindi caricabatterie multiplo. Poi abbiamo alimentatore per caricare tutte le batterie. Una cosa che è cambiata è che adesso qua abbiamo una presa Type-C, mentre nella prima versione avevamo ancora una micro USB. Poi abbiamo tutti i cavi per collegare i vari smartphone, quindi micro USB, Lightning e Type-C, cavo di alimentazione per collegare l'alimentatore al caricatore multiplo, quindi in questa confezione non abbiamo più niente. E poi qua abbiamo lui, il nuovo controller, che ovviamente è quello che ci dà quel qualcosa in più, sia di peso che di dimensione quando ce lo portiamo in giro, ma quel qualcosa in più nel range e nel ritorno video. Ragazzi, qua abbiamo un controller che in abbinamento al nuovo hardware di questo nuovo Mini 2 è in grado di portare questo piccolo drone a 10 km in FCC e saranno circa un 6 km in CE, quindi una cosa davvero incredibile. E la differenza però con il Mavic Air 2, che è una cosa che forse nel video di presentazione quando è stato lanciato avevo sbagliato, perché comunque l'avevo fatto alle 2 di notte, quindi di errori ne ho detti secondo me più di uno, questo in questa situazione, cioè quella del Mavic Mini 2, non abbiamo un ritorno video in Full HD come per il Mavic Air 2, ma abbiamo un ritorno video in HD, praticamente come è stato fino adesso per il Mini 2, però non è una cosa così grave, secondo me ci sta. Ovviamente sono quelle differenze che secondo me DJI tiene per creare un dislivello tra i suoi prodotti e non farli avvicinare troppo uno all'altro. Quindi ritorno video in HD e poi il controller rimane praticamente identico con OcuSync 2.0, cioè questo sistema di proprietà di DJI che dà questa connessione incredibile. E poi abbiamo qua il nuovo Mini 2. Ecco, un'altra differenza rispetto alla versione 1, che abbiamo questo supporto protettivo per le eliche, quindi una cosa che mancava nella confezione della prima versione, bisognava acquistarlo a parte, qua è già incluso nella confezione, o se no bisogna comprare o stamparsi cose tipo questo per andare a proteggere le eliche quando mettiamo via il drone. Quindi qua abbiamo anche questo che mancava nella prima versione. Qui vado a spellicolare le eliche, qua vado a spellicolare il coperchietto qua dietro, qua andiamo a togliere la pellicola protettiva del copri gimbal, qua andiamo a togliere questi adesivi laterali, anche loro che non servono, e adesso ci rimane di andare a scoprire la telecamera, perché qua abbiamo delle altre pellicole da andare a togliere. Quindi abbiamo tolto tutto e qua ragazzi abbiamo la nuova fotocamera, vedete che c'è scritto pure 4K, perché appunto è questo un passo in avanti che ha avuto questo drone, è incredibile che in queste dimensioni abbiamo un 4K stabilizzato su tre assi, 30 fps, ovviamente non un 60 fps, anche perché l'Air 2 ha un 60 fps, qua un 30 fps, ma va già non bene, di più, siamo già oltre ogni aspettativa, perché rimaniamo in un drone sempre super leggero. E una cosa che volevo fare adesso era confrontare le eliche con la versione precedente, perché queste eliche, ragazzi, secondo me sono molto molto più rigide della versione precedente, perché come sapete la versione precedente aveva avuto molti problemi di allarmi, avvisi che venivano fuori nell'applicazione DJI Fly, appunto causate dalle eliche troppo morbide, quindi andava a creare delle anomalie al drone e quindi degli errori che portavano appunto al pilota a fare riatterrare il drone. Allora guardate questa elica, adesso non so se la vedete, guardate come si muove, morbidissima, ok, davvero sottilissime erano quelle del Mavic Mini 1, mentre questo Mini 2, guardate l'elica, adesso se riesco a prenderla bene qua vi faccio vedere, ok, guardate com'è molto molto più rigida, quella della prima versione era davvero morbidissima, cioè
era super morbida, praticamente fletteva tutta la pala, vedete? Mentre qua tende a flettere solo la parte iniziale, ma poi l'elica è molto più rigida, cioè non flette fino qua in basso, ma flette solo, diciamo, più qua in alto e basta. Poi si sente che diventa dura. E sicuramente è una cosa in cui DJI è intervenuta per risolvere i problemi che erano stati causati dalle eliche, o meglio, gli allarmi e gli avvisi che venivano dati appunto da un problema delle eliche che per sicurezza andavano sostituite, secondo me, abbastanza spesso, e via dicendo. Quindi in questa cosa DJI è migliorato. Poi un'altra cosa che volevo provare è se i filtri ND, quelli, io in questo caso quelli della PGTech che ho portato sul canale, che ritengo super validi per rapporto prezzo prestazioni. Infatti nei miei video li avete visti in azione e mi avete fatto sempre tutti i complimenti per la qualità video, perché sono davvero eccezionali e costano il giusto, secondo me. Allora ne prendo uno a caso giusto per provare, vediamo. Direi che ci vanno perfettamente, almeno una cosa è rimasta uguale, così non rischiamo di dover acquistare nuovi filtri nel caso. Quindi i filtri sono gli stessi della versione 1, anche se la fotocamera è cambiata, però a livello estetico è rimasta invariata. E una cosa che volevo vedere, come sono i parahelice. Non ci sono i parahelice? Ragazzi, questo ovviamente era un po' uno scherzo, perché comunque DJI in questa nuova versione ha tolto i paraeliche inclusi all'interno della confezione. Anche in questa versione combo non ci sono i paraeliche, quindi secondo me bisognerà acquistarli a parte sicuramente. Quindi DJI ha aumentato il prezzo, l'ha aumentato in maniera importante rispetto alla prima versione, soprattutto nella versione combo l'ha pompato, secondo me mica male, anche se adesso ci dà una bella borsa che ovviamente prima anche nella versione combo era a parte, adesso ci dà una bella borsa. Ci dà la protezione delle eliche quando lo andiamo a riporre in uno zaino nella borsa, ma non ci dà il paraeliche. Ovviamente io mi sono portato avanti e me li sto stampando, quindi sto stampando i paraeliche. Infatti in sottofondo credo sentiate la stampante che sta andando, che sta stampando anche gli altri paraeliche. E però adesso, ragazzi, direi che abbiamo guardato più o meno tutto. Ah no, una cosa che volevo farvi notare è che qua, rispetto alla versione 1, vedete, abbiamo un LED indicatore, quindi uno anteriore e uno posteriore qua dietro, mentre la versione 1 aveva solo quello posteriore. Poi l'ultima cosa che volevo guardare sono le batterie. Ovviamente sono cambiate dal punto di vista delle dimensioni e soprattutto sono cambiate nel peso. Adesso facciamo un confronto delle batterie a livello di peso. Aspettate che prendo la bilancina, bilancina 0, batterie primo modello, peso 98,7 grammi. Batterie nuovo modello, 79,4 grammi, cioè c'è stata una riduzione del peso davvero notevole delle batterie, cioè una cosa secondo me fantastica, cioè DJI sta lavorando sulla riduzione del peso in maniera incredibile, ma tutto questo mantenendo le caratteristiche, anzi migliorando le caratteristiche, cioè continua a rimanere in questo peso incredibile di 249 grammi, però migliorando le prestazioni, perché anche i minuti di volo sono 31, quindi tantissima roba, qualità fotocamera 4K, cioè davvero cose pazzesche. E in più questa nuova resistenza al vento che adesso andremo a testare, perché voglio vedere se veramente questo nuovo drone di DJI ha questa nuova caratteristica, perché è una di quelle appunto molto proclamate da DJI, quindi va testata insieme poi alla qualità video che andremo a testare in un altro video a confronto di quello delle Mavic Mini. Poi prossimamente faremo anche un confronto fotografico per vedere la differenza fra le due fotocamere a livello di foto, e poi vedremo anche le nuove funzioni panorama e sferica. Sì, perché adesso questo mini drone è in grado di fare foto panoramiche a 180 gradi o fare delle foto sferiche, praticamente una caratteristica presa dal Mavic Air 2. E in più questo drone con la sua fotocamera 4K a 30 fps è in grado anche di fare uno zoom 4x, praticamente come il Mavic Air 2. Quindi ragazzi, direi che abbiamo fatto, diciamo, una comparazione con la prima versione, abbiamo parlato di cose migliorate, di che cosa è cambiato, abbiamo visto cosa è simile ma diverso. Abbiamo visto cose DJI non ci dà più, ma cosa ci dà in più rispetto alla prima versione. Diciamo che abbiamo visto a 360 gradi le differenze tra versione 1 e versione 2. Quindi adesso non ci resta che andare a provare questa nuova resistenza al vento del DJI Mini 2 contro quella del Mavic Mini versione 1. Ragazzi, direi che possiamo andare.
Ok ragazzi, i due mini sono qua in posizione, in overing entrambi. Di qua abbiamo il Mavic Mini, di qua abbiamo il Mini 2. Ovviamente lo si riconosce sia dalla scritta che dal LED frontale, che di qua è assente. Quindi ragazzi, adesso cosa faremo? Gli spareremo addosso un bel po' d'aria. Diciamo che da questo soffiatore, come avete visto anche nelle prove che ho fatto più volte, l'aria che esce da qua è intorno ai 40-42 km/h, stando a una distanza di circa 50 cm. Ovviamente non è una prova definitiva, nel senso che quando vola il drone ha l'aria che gli arriva un po' da tutte le parti, sono turbulenze varie, però giusto per capire se c'è differenza nella stabilità con aria simile, questo sicuramente è un test che è abbastanza attendibile. Quindi ragazzi, direi di non perdere altro tempo e iniziamo a soffiare aria a questi due piccoli gioielli di casa DJI. Allora, iniziamo dal piccolo Mavic Mini 1. Pronti? 3, 2, 1, via! Vedete che si alza, si sposta, perché comunque con l'aria gli sono andato sopra, adesso riscende, mi avvicino ancora e vedete lui come resiste. Comunque questo è il Mini 1, guardate come resiste. Ok, questo è il comportamento del Mini 1. Adesso proviamo il Mini 2. 3, 2, 1, via! Guardate come sono vicino, sono a meno di 50 centimetri, sarò a 30 centimetri, guardate come resiste. Ritorniamo al Mini 1 e stiamo più o meno a 30 centimetri anche con lui. Vedete che il Mini 1 indietreggia molto di più, guardate come si sposta il Mini 1, sale, adesso aspettate che riscende. Comunque avete visto come indietreggia di più, mentre il Mini 2 sta molto più fermo nella posizione. Mentre il Mini 1 tende a indietreggiare, non è che va in crisi chissà in che maniera, ma indietreggia. Aspettate che lo abbasso un po', ok, e adesso riproviamo. Avete visto che con il Mini 2 30 cm era praticamente immobile. Guardate il Mini 1 invece come indietreggia, guardate. E adesso rifacciamo la prova con il Mini 2. Indietreggia ma rimane fermo e poi torna avanti, guardate che roba, e sono ancora più vicino che con l'1, guardate come sono vicino, sono adesso sarò a 30 centimetri, guardate che roba, pazzesco, pazzesco. Ultima prova con il Mini 1, pronti? 3, 2, 1, fuoco! Guardate invece il Mini 1 come indietreggia, poi sale, comunque il sistema di stabilizzazione reagisce spostandosi verso l'alto, ok? Perché è vero che l'aria qua è molto diciamo incanalata, però vedete che sale, il Mini 2 invece non sale mai, rimane fermo, immobile, pazzesco. Davvero c'è differenza, bisogna ammetterlo, entrambi, vabbè, overing incredibile, però Mini 2 è davvero, davvero incredibile. Quindi direi che DJI nel video pubblicitario di lancio, in cui ha evidenziato il fatto di resistere al vento di tipo 5, ha ragione. Infatti nel video vi ricordate che c'erano queste specie di go-kart, chiamiamoli così, con la vela, con a bordo una persona, e queste andavano sulla spiaggia, quindi questo per far capire il tipo di vento che c'era sulla spiaggia. Quindi quello appunto perché una delle modifiche apportate a DJI tra le varie che ormai abbiamo già conosciuto è appunto la resistenza al vento migliorata, anche perché questo drone con l'Hocus Sync, che può andare ad un'altezza incredibile, è una distanza pazzesca, ovviamente non sto parlando a livello di legge, a livello di possibilità che ha il drone, perché comunque è un drone che viene venduto ovunque, quindi non dappertutto abbiamo le stesse leggi, ragazzi è davvero così. Quindi adesso ragazzi faccio atterrare i due mini gioiellini e poi ne parliamo ancora insieme. Ok ragazzi, cosa dire? Avete visto il comportamento di questi due droni con una forza di vento che era
più o meno di 40 km orari, perché comunque nei test che ho fatto in passato, sempre col soffiatore contro i droni, avevo fatto vedere con lo strumento di misurazione dell'aria che l'aria uscita dal soffiatore era di circa 40 km orari. Avete visto che entrambi i droni non fanno cose strane, nel senso che anche il Mavic 1 non è che si ribalta, si allontana o non capisce più cosa sta succedendo, no, rimane, però tende ad alzarsi di quota, indietreggia molto di più, infatti facevo fatica a stargli a 30 cm perché indietreggiava tanto e poi iniziava a salire di quota, mentre il nuovo Mavic 2 fermo, immobile, indietreggiava un po', poi ritornava subito avanti e riuscivo a stargli a 30 cm, davvero pazzesco, non potevo avvicinarmi di più perché avevo paura di andare a beccare le eliche, altrimenti mi sarei avvicinato ancora di più. Quindi ragazzi, che dire, una cosa davvero incredibile. Però una cosa che volevo farvi vedere, come a inizio video vi ho fatto vedere che le eliche sono cambiate, quindi eliche più rigide, infatti anche il rumore dei due droni è diverso, non fanno lo stesso rumore. E un'altra cosa che ho notato, i motori, adesso non so se dalla telecamera vedete, questo è il motore del Mavic 2, questo è il motore del Mavic Mini 1. Vedete che qua c'è comunque una barra di metallo che di qua non c'è, non so se per il peso, se proprio i motori sono cambiati proprio come tipologia di motori. Quindi ragazzi, spero che questo video comparativo vi sia piaciuto, spero che vi sia stato interessante, spero che vi abbia reso l'idea di questa modifica da parte di DJI e ovviamente ragazzi poi sul canale vedremo anche i confronti tra foto, video, quindi porteremo un po' tutte le novità che ha portato DJI del Mini 2, le confronteremo appunto con il Mavic Mini 1. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità e tante curiosità, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte se non avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao!